Bentornati a SOS Arezzo TV, siamo in quel di Sant'Andrea Pigli. In una cattedrale del deserto. Sì. Ma te lo ricordi? Lo vedete il famoso ciclodromo di Sant'Andrea Pigli? Ti ricordi l'ex sindaco che è appassionato di biciclette, Giuseppe Fanfani, che ti ricordi che andava in bicicletta quando fu inaugurato, sì. No? Ormai penso quando sarà stato, 2009? C'era ancora io. C'eri te, quindi si parla 2008. Prima 2009. Sì. Insomma, questo ciclodromo a Sant'Andrea Pigli, un'opera straordinaria, fu dipinto in tutti i modi. Mi pare io non ho mai più sentito parlare di questo ciclodromo. Qui è tutto chiuso. Non ci sta nessuno. Non ci sta nessuno. Non ci sta nessuno, a parte che oggi è freddo, sì, magari. Vabbè, però, è inverno, però sinceramente qua chi vuoi che ci venga. E a fare che soprattutto. Sì. Sì. Allenarsi su questa pista, assolutamente inconcepibile che da Arezzo la gente venga qua. Va per le strade, visto domenica mattina, il sabato è pieno, sta pieno di ciclisti che vanno in giro, però vanno per le strade, magari meno battute per fortuna, perché le più battute sono proprio più pericolose, però certo qui sarebbe un posto più sicuro, tranquillo, e macchine non ci vengono, è solo adibite le biciclette, però d'altronde qua giù effettivamente è desolante la cosa, dai. Fu fatto questo qui, fu sfrattato quel signore che lì di sotto che faceva l'addestramento per cani, anche di un certo livello, e che aveva in concessione quest'area, fu tolta lui per fare questo ciclodromo. Sicuramente c'erano dei contributi da parte della Regione Toscana per investire in questo senso, questi soldi furono investiti, però purtroppo vedi il risultato, qui non c'è nessuno. Potrebbe essere un parco ben tenuto, invece vedi, l'erbaccia in fombe, nessuno sicuramente la taglia, e niente, soldi buttati, secondo me, voluti da allora sindaco Fanfani, spinto da qualche consigliere comunale che stravedeva per il ciclismo. Sì, sì, ma tu puoi anche stravedere, però va fatta funzionare. Cioè una volta che la fai, non è che la fai e rimane così come è rimasta in questi anni, cioè la devi far funzionare, cioè devi invogliare a venire qui, farci. Non devi scegliere un giorno migliore per venire qui, è un freddo. Tanto che ti ci voglio portare. Cioè un freddo, spodevi quando è caldo, no? E poi qui ci tira, Tira perché siamo in mezzo. Eh sì, abbiamo lo sfocio della montagna, la valle d'Arezzo, qui tira, poi nella valle di Frassinetto porta via. Dicevo, se ci organizzassimo qualche evento, anche la domenica, qualcosa. Ma insomma, non c'è strutture per poterlo fare, non c'è niente. Ho detto, non si dovevano limitare a fare questo ciclodromo, dovevano poi pensare anche come sfruttare. Ma c'è questo un altro strato asfalto e basta, non c'è niente. Non c'è illuminazione, non ci sono servizi, non c'è un posto dove potersi riparare, non c'è niente. E quindi di conseguenza chi vuole che ci venga. Ci vorresti te? Io no. Ecco. Anche perché c'è tante belle strade di campagna, tante bravo, belle strade. Bravo, che almeno fai un giro. Ma poi qui siamo anche sicuramente molto bella tutta la pista. Il sentiero della bonifica. Quindi di conseguenza lì hanno fatto quel barrino giù a Frassinetto, molto bello, è gestito anche da una cooperativa che non sbagli io come no vabbè, è una cooperativa, cooperativa. Non dobbiamo essere precisi e quindi lì è stato fatto veramente qualcosa di interessante, è molto sì, utilizzato, vai, puoi andare addirittura fino a al lago di Chiusi, Chiusi. Sì, quindi, che è bello, bellissimo, dai, bello. Dai, però almeno che l'hanno fatta, che senso ha chiuderla col lucchetto, cioè nel senso ti è all'aperta, uno ci viene con la bicicletta, sennò chi lo chiede il permesso per entrare qui? È tutto chiuso. È tutto chiuso. Cioè, che senso ha? Non c'è neanche un orario per dire. Andiamo a vedere se c'è un orario. Che orario? Cioè, là, al cancello là non c'è assolutamente niente. Qua c'è un altro cancello. Ma non c'è niente, ma vedere, qui, sì, dai, ma non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è niente, quindi qui è completamente sempre chiuso. Ogni tanto ai politici gli prende le voglie. Il problema è se pagassero con i loro soldi. Poi. Questo cancello, scusa, è un cancello che dà in una rete. Dà in un'area dove ci sono i contatori. I contatori. Quindi non è neanche. Perché poi i contatori di che? Di quella che doveva essere l'illuminazione, che non è mai stata fatta, guarda, sì, vedi? Sì, ci sono i lampioni, sì. Ma. No, quelli sono i paletti per l'arrivo. Paletti, neanche. Allora le luci non ci sono. Non ci sono. O forse l'illuminazione, no, scusa, l'accesso di qua sarà del campo. Ah. Sì, probabilmente sì. Del campo, sì, vecchia, sì, perché poi vedo che l'ha messa la nuova. Sì, quindi. Sì, niente da fare. No, questi sono i pali di che cosa, secondo te? Probabilmente c'è il striscione traguardo. Ah, dici? Sì, sicuramente. Ma scusa, no, guarda, ci sono anche laggiù. Sì, è tu dici sia illuminazione? Forse voleva essere. Vedi che c'è anche il traguardo? Sì, quello è vero, però
Non lo so, comunque ne vedo anche di là. No, quelli sono dell'altro campo. Dopo. Niente, sì, forse hai ragione te. Arrivo questo. Arrivo. No, la luce, anche la luce volevi. Va bene. E che dire? È bello la bicicletta, è bello tutto. Però vienci oggi in bicicletta, sai cosa? Ma ti scaldi un po', un po'. No, ti butta ancora il vento. Bene, da questa splendida opera ci vediamo domani. Ciao a tutti.